Pensi di poter fare qualcosa di figo con una penna normale? Allora non hai mai usato una penna 3D? Sì, puoi farci delle cose incredibili. Puoi creare praticamente qualsiasi cosa. Ci vuole solo un po' di creatività e una buona dose di pazienza. E dopo è tutto in discesa. Va bene, gente, io mi tuffo. Ah, l'arte è spettacolare, vero? Diamo un'occhiata più da vicino. Wow, guarda tutte queste opere! Non me l'aspettavo, andiamo avanti! Che cosa abbiamo qui? Un piccolo busto, sai che c'è? Questo mi ispira, è ora di mettersi al lavoro. Il mio stampo è pronto, versiamo il tutto. Cielo, è così freddo! Devo tenere gli occhi chiusi. Aspetta, aspetta, metti in pausa il video. Ho bisogno di uno spuntino prima di continuare. Queste andranno bene? Sì, sto assolutamente vincendo! Scusate, è libero qui? Ah, c'è una sedia libera, mi infilo qui in mezzo. Finalmente! Mi ci è voluta un'eternità per arrivare qui, ma è tutto pronto, è il momento di cominciare. Prima faccio un po' di stretching. Ah, meglio, forza! Batterò questo livello e farò il record di velocità. Cosa? Pensi di potermi colpire con i PNG? Non esiste, muori! Che diamine, che sta succedendo? Accidenti, non ho fatto il record di velocità. Cosa? La mia tastiera, che è successo? I tasti sono dappertutto, l'ho rovinata. Guarda la W. Purtroppo dovrò buttarla via. Devo fare qualcosa per risolvere questo problema. Ed è il momento di aggiungere un po' di resina epossidica. Non voglio mettercene troppa, altrimenti succederà un casino. Ecco, ho riempito ogni casella e si devono asciugare. Adesso li tiro fuori e guarda quanto è carino. Ora posso sostituire i tasti mancanti. Mi sento abbastanza bene con la nuova tastiera. Torniamo alla corsa, devo solo fare stretching e... Forza! Avanti, puoi farcela, dacci dentro, più veloce! Aspetta, wow! Ho vinto! Ho fatto il record, la mia nuova tastiera mi ha portato fortuna! Ottimo lavoro, ti meriti un applauso! Oggi è il giorno più noioso di sempre! E adesso? Quelli sono carini! Chissà se... Mamma, volevo solo dirti che ti voglio bene. Oh, che ragazzo dolce sei! Sì, lo farò! Woohoo, sto arrivando! Oh, accidenti, sono rovinati! Mamma, ho qualcosa per te. Perché tu significhi così tanto per me? Oh, wow! Sono tutti tuoi! Solo per dimostrare che ci tengo a te, a dopo! Ora sono bloccata con questa spazzatura. Oh beh, aspetta. Forse posso farci qualcosa. Ah, sì! Hai un vecchio contenitore di cartone? Capovolgilo e mettici sopra un calice di vino sotto sopra. Poi metti i fiori attorno al bordo, così. Usa tutti i colori che desideri. Quindi versa della resina liquida tutta intorno. Assicurati che sia riempito del tutto. Non preoccuparti, può andare sopra i fiori. Aspetta poi che si indurisca. Ora rimuovi il calice e avrai questo splendido braccialetto. È davvero unico. E se ne possono creare tantissimi. Mamma, ti piacciono i serpenti? Non sono reali, rilassati. Oh, è vero, stavo guardando questo video, me ne ero dimenticato. Stava facendo uno stampo sul suo viso, mi sembra, vediamo. Ok, si è asciugato. Per favore toglilo adesso. Posso di nuovo sbattere le ciglia, sì. Lo stampo è pronto, fammi versare la resina epossidica. Ho scelto il rosso perché a me piace. Guarda come si riempie lo stampo. Adesso deve asciugarsi. E fatto, fammi tirare fuori la resina. Wow, è venuto davvero fantastico. Lo aggiungerò a questa collezione. Perché qui ci sta proprio bene. Ehi, Cheryl, ti somiglia moltissimo. Perfetto. Liam, la merenda è pronta. So che le arance sono le tue preferite. No, non prima di esserti lavato le mani. Conosci le regole. Sono pulite, ok? Ehi, mani, bagno. Va bene, ma è ridicolo!
ma se vuole le mani pulite, allora va bene. Sto usando un sacco di sapone, mamma. Oh! Questo coso è così scivoloso. Ehi! Non riesco a tenerlo in mano. Ah, lascia perdere. Tutte pulite, vedi? Ho così tanta fame. Oh, sta fermo lì. Devo fare pipì. Wow! Oh no! Oh, Liam! Oh, che cosa avrò combinato adesso? Sono quasi caduta per terra. Il sapone! Ma cosa ci fa per terra? Gli saranno cresciute le gambe o qualcosa di simile? Dai, rimani fermo. Aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Una penna 3D può aiutarti a tenere il sapone fermo. Vedi tutte queste linee? Fanno sì che il sapone non si muova. Disegnale direttamente sul sapone e verrà perfetto. Ma non abbiamo ancora finito. Usa la penna per tracciare questo disegno. Abbiamo scelto un unicorno. Usa diversi colori per renderlo più dinamico. Con il gel colorato fai avanti e indietro. E voilà! Un unicorno! Dai un'occhiata a questo adorabile portasapone. Mettilo dentro, su! Ci sta benissimo! Ben fatto! Ti tengo d'occhio! Oh sì! Annie! Ehi! Ho bisogno che sistemi queste! Adesso! No! Sì! Non vuoi ascoltarmi? Oh, che noia! Non riesco nemmeno ad arrivarci così in alto. Ok, adesso dovrei riuscirci. Ehi, non riesco a vedere. No, accidenti. Queste cose sono ovunque. Oh, non ci riesco proprio. Aspetta. Ho avuto un'idea geniale. Vedi questi anelli per tende? Sono piuttosto versatili. Ma prima cambiamo il colore. A me piace l'oro. E non avere paura di dare un paio di mani. Una volta che è asciutto, infilaci dentro un pezzo spesso di nastro. Infila il tessuto su un paio di anelli e capovolgi il nastro mentre continui ad aggiungere altri anelli. Guarda che bel risultato! Adesso ho una bellissima collana. Vedi? Chi ha bisogno delle tende? Ora va molto meglio. Cosa? Come ti vengono in mente queste idee? Ecco. Una parte è fatta, su dall'altra. Voi fashioniste. Allora devo proteggermi per bene con questa crema solare. Queste bolle bastano, è ora di giocare con la mia anguria. È così soffice, l'adoro! Aspetta un attimo, c'è un vaso vuoto proprio laggiù. Pianterò la mia piccola anguria direttamente nel terreno, fatto, devo solo aspettare che cresca. Sì, non c'è voluto molto! Ok, quest'idea è geniale, devo metterla in pratica. Va bene, anguria, è ora di far crescere un bell'albero. Dai, puoi farcela! Che diavolo sta facendo Sunny laggiù? Fa nulla? Anguria, perché non stai crescendo? Oh no, sembra davvero sconvolta. Devo fare qualcosa per tirarla su. Inizio stratificando questa argilla polimerica. E poi ho anche questa pallina di argilla rossa. Devo solo arrotolare il tutto. Adesso ho bisogno di questo strumento perché taglierò l'argilla. Devo stare attenta però, non voglio distruggerla. Ho fatto due bei tagli. Mi serve solo la fettina al centro. Adesso uso questo strumento perché devo tagliare il cerchio a metà. Ok, raccoglierà una fetta. Ora è il momento di fare un'altra fetta come una specie di torta. Sta venendo bene, ci siamo. Ora ho bisogno di ricoprire questo pezzo d'argilla. Va bene, ma a questa anguria mancano i semi. Aggiungerò delle piccole perline nere. Stanno benissimo. Ma non voglio solo semi, voglio un'anguria felice. Adesso ha una bella faccina, che carina.
Sunny, ti ho fatto una cosa? Una piccola collana di anguria e gli orecchini abbinati! Sono così carini, li adoro, grazie! Prego, non volevo che fossi triste. Pianterò questa. Che cosa, Sunny, cosa? Non ha alcun senso! Spero di essere pronta per il compito. Che sta succedendo laggiù? Togliete quelle teste! Stasera si fa festa! Woo! Una festa! La migliore! Ci sto! La miglior festa di sempre! Ed io ho il vestito giusto! Si va alla festa, sì! Che unghie però, non posso presentarmi così! La manicure costa troppo! Quanto a lungo potrò nasconderle? La penna 3D! Vuoi belle unghie? Prima stendiamo della carta da forno. Definiamo prima le cuticole e tracciamo il contorno dell'unghia. Poi spostiamo la carta di lato. E finiamo di disegnare l'unghia. Riempiamo tutto con la penna. Il rosso funziona sempre. Finora niente male. Cerchiamo di curvarla un po' per dare la forma giusta. Poi rimuoviamo la carta e dovrebbe calzarti a pennello. Ta-da! Splendente! Come farei senza questa? A chi serve una costosa manicure quando puoi fare tutto da te? Ehi, hai delle unghie favolose! Grazie! Questa sì che è una botta di autostima! Sono pronta! Ferma! Smettila di scappare! Ti ho presa! Basta scappare! È ora del bagnetto e non voglio sentire ragioni! Adesso dobbiamo lavarti! Cosa? È scomparsa! Come ha fatto nuovamente a scappare? Che fatica! Amo i miei mostri, sono i migliori! Cosa ti credi di fare? Andiamo adesso! Non voglio fare il bagno, odio i bagni. Sei la mamma più cattiva di sempre. Allora sono cattiva, ma adesso ti laverò. Non riesci a prendermi niente, bagno. Accidenti, mi fai impazzire. Sì, la paperella è brava a nuotare, lei è la migliore. Le piacciono le sue paperelle? Penso di sapere cosa fare per convincerla a lavarsi. Mi servirà questo grande bicchiere. Lo riempio di resina e possidica trasparente. Guarda tutte queste bolle che salgono in superficie. Ok, adesso aggiungo un po' di colore alla resina e possidica. Poche gocce basteranno. Posso mescolare il tutto insieme. Devo mescolare per bene perché la resina è molto densa. Ok, basta così. Prendo la paperella di gomma e faccio una bella doccia nella resina alla paperella. Devo versarla per bene perché deve essere tutta coperta. È così densa! Una volta finito devo solo aspettare che si asciughi. E fatto! Che ne pensi, tesoro? Wow! Accidenti, è del tutto distratta! La mia occasione per lavarla! Non riesco a credere che stia funzionando! Oh, che bello quello spettacolo! Avevano dei bei tatuaggi come questo? Cosa vuoi? Anch'io, devo averne uno anch'io! Basta, andrò subito a farmelo! David è improvvisamente così attraente. Ciao, posso toccarlo? Oh, oh, au! Fa male? No, non proprio. Ah, fa malissimo! Che mi stai facendo? Non abbiamo cominciato, vero? Ups. Pronto? Credo di sì. Oh cielo, sta succedendo sul serio! No. No, sei così coraggioso. Vorrei avere anch'io un bel tatuaggio. Ma almeno posso fingere. Guarda. Non è niente di che. Non come il mio. Oh. E adesso?
posso ancora impressionarlo. Vedi questo coso? Sì, posso farlo girare molto velocemente. No, non funziona. Come posso attirare l'attenzione di David? Lo so! Ehi, questo vestito mi sta proprio bene, vero? Voglio dire, insomma. Ma sono senza speranza. Aspetta, penso di sapere cosa fare. Prendi una graffetta e ritaglia l'estremità in questo modo. Ti troverai con tanti pezzi come questi. Te ne serviranno solo 4. Wow, che bei piercing! E ne hai così tanti! Io ho solo un unico tatuaggio. Vuoi uscire qualche volta? Ti piacerebbe? Non credo. Ha funzionato perfettamente. Oh, che bella dormita. Adesso un po' di musica. Mi aiuterà. Ci sei? Ehi, amo questa canzone. Mi fa venire voglia di ballare. E sono vestito. Sono pronto per affrontare la giornata. È così che si fa. Le scarpe, per favore. Oh, sì! Non fare caso a come cammino, mi diverto. Ah, che odore! È la natura! Ehi, è Liam! Che si dice? Ava, ciao! Aspetta! No, Liam, no! Perché si agita tanto? Liam, fermati! La banana! Non l'ha proprio vista. Oh no! Va tutto bene, niente può rallentarmi. Ripensandoci! Oh! Accidenti! Le mie cuffie! Non potrò più ascoltare la mia musica! E adesso come farò? Queste hanno bassi terribili, non vanno bene. A meno che non riesca a crearne di nuove! E tutto ciò di cui ho bisogno è questa penna 3D. Adesso devo riempire questa forma, così, riga per riga. Poi posizionerò questo pezzo. Userò la penna per tenere tutto insieme. E una volta che è asciutto, attaccherò tutte le parti insieme. Metterò questo pezzo proprio qui. Ta-da! Ecco, ci sta benissimo! Liam, stai bene? Oh sì, guarda che cosa ho io! Ora si balla, vedi? A dopo! Film spaventoso, eh? Oh, scusa! Ehi, torno subito! Oh sì, le piaccio proprio! Le cose stanno diventando bollenti lì dentro! Aspetta, dove sono i miei orecchini? Ah, mi sono dimenticata di metterli. Ecco, ora sto molto meglio. No! I miei orecchini! Ah! Sul serio? Lo farò sul serio? Oh, santo cielo! Oh, questo non è il mio orecchino! Aspetta, è questo? Cosa? Ma dai! Ehi! Che succede? Sono io? Nah! Cosa? Raccontami! I miei orecchini preferiti, vedi? Popcorn? No! Almeno ci ho provato! Aspetta, forse posso farci qualcosa! Hai un chicco di popcorn colorato? Appendilo a un gancio per orecchini. Dovrebbe andarci abbastanza facilmente, vedi? Ha funzionato! Ta-da! Che cosa? Per te! Oh, sono così belli! Anche leggeri! Sei il ragazzo più dolce del mondo! Ti meriti un bacio! Andate via!
Chissà come fa la gente a non bere sempre limonate appena spremute. Che noia. Magari esco un po'. Ma devo mettermi le scarpe. Bene, allora. Yuhuu! Sì, Ava? Portami le scarpe. E in fretta. Ho scelto le tue scarpe più belle. No! Oh, ok. Ah. Rosso fuoco? No. Sandali? Forse le sneakers? No! Sulle scarpe sono incontentabile. Tutto il resto è già perfetto così. Ava, questo è l'ultimo paio che ho. Ma su, non sta mica piovendo. La prego, non mi licenzi. Va via e basta, su. Devo trovare una soluzione. Forse posso crearle io? Oh, cielo, sto impazzendo! Forse le piaceranno queste? È la mia ultima chance! A meno che... quel vaso forse... Ho trovato! Usiamo una penna 3D per riempire gli spazi. Continuiamo fino a quando completiamo la forma che vogliamo. La prima suola è pronta! Adesso prendiamo una ciotolina di carta e la tagliamo a metà. Con la penna la incolliamo alla suola. Queste strisce la terranno a posto. Continuiamo! E una volta fatto tutto, rimuoviamo la parte di carta così. Usiamo un nastrino per unire tutte le strisce. Un bel fiocchetto e voilà! Carinissime! Ava le adorerà! Oh Ava! Ho trovato un paio perfetto per lei, vede? Seriamente? Serissimo! Sul serio? Oddio, fa sì che le piacciono! Ne va del mio lavoro! Sicuro? Mi gioco la vita in questo momento! Prenditi un calmante, le indosserò! Oh, in effetti sono proprio carine, sì! Speriamo siano della mia misura! Belle! E poi sono davvero uniche! Le sfoggio subito su Instagram. Ma che disordine! Mica penserà che pulisca io! Annie, mi renderesti l'uomo più felice del mondo! È un sì! Oh no! Niente anello per me, suppongo! Aspetta, so cosa fare! Grazie a questo trucco avrai un anello al dito in pochissimo tempo! Bello, vero? Adesso basta incollarlo proprio qui! Problema risolto. Allora, mi sposerai? Di nuovo? Spero ti entri. Wow! Ha detto sì, gente! Questo tè è così buono, lo adoro. Che diamine! Dovrei cominciare a fare qualcosa oggi. Ha appena lasciato la tazza sul tavolo? Non ha visto che sto pulendo? Aspetta, una macchia sul tavolo, no! Forse se sfrego abbastanza forte posso toglierla. Ha preso un'altra tazza e ha lasciato anche questa sul tavolo. E c'è un'altra macchia. Com'è buono, adoro questa tazza così carina. Sul serio? Le sta lasciando in giro per tutta casa. Aspetta ancora! Come può Sunny bere così tanto tè? E lascia le sue tazze ovunque, su ogni superficie. Sono esausta, ho pulito senza sosta. Forse c'è rimasto qualcosa da bere? Aspetta, una fetta d'arancia, oh sì! La stenderò su un foglio di plastica e prenderò la mia pistola a caldo. Disegni un cerchio attorno alla fetta con la colla a caldo. Non deve essere perfetto, perché nemmeno il frutto lo è. Ma deve essere molto spesso. Solo ancora un po' per renderlo più spesso. Va bene, ora rendiamolo brillante e aggiungerò del glitter dorato. Non troppo, non voglio esagerare. È ora di aggiungere la resina epossidica, la verserò all'interno del cerchio. Devo assicurarmi di coprire anche l'arancia. E il bordo di colla che mantiene la resina epossidica deve essere in posizione. Ora che è pronto, posso staccarlo dallo stampo, com'è carino.
Adesso dipingerò i bordi con questa vernice dorata ed ecco qui. Il sottobicchiere è finalmente finito. Santo cielo, è così carino, si è rivelato meglio di quanto pensassi. Aspetta, assicurati di usare uno di questi sottobicchieri. Sì, l'ho fatto io. In questo modo i mobili saranno protetti. Ora che è fatto, voglio fare uno spuntino. Aspetta un attimo, che diavolo! Da dove arrivano tutte queste tazze? Questo posto sembra proprio come nelle foto. Da dove comincio? Odio guardare le notizie. Aspetta, io? Ok, che succede? C'è un ladro che gira per la città. Fate attenzione ai vostri effetti personali. Questo tizio è in grado di arrivare ovunque. Le finestre chiuse sono la sua specialità. Un passante lo ha beccato e lo ha inseguito per strada, ma è riuscito a dileguarsi. Chiamate la polizia se avete qualsiasi informazione. La vostra casa è in pericolo! Oh, accidenti! Che sfiga, eh? Non posso andare più in vacanza. I miei gioielli sono ovunque. E anche i miei soldi. A meno che... Meno male che ho un piano. Tornerò presto. Ah, che bel viaggio! Ma prima di disfare le valigie, vediamo che cosa è successo qui. Il ladro! Guarda che sfacciato! Mi piace qui! Una scatola di gioielli? Cosa? Nient'altro che una forcina! Oh, che spreco! Dov'è la roba buona qui? Ancora niente! Non ha senso, pensa! La spazzatura? Ah, non può essere! Ah, i poliziotti! Devo uscire di qui! Oh no! Bene, ha funzionato, e tutto grazie ad una pallina! Guarda un po'! Impressionato? Invece di lasciare gli oggetti in luoghi ovvi, li ho messi in un posto davvero insolito! Nessuno guarderebbe qui dentro, ecco perché è il nascondiglio perfetto! Usa un pezzo di cartone come questo, poi ritaglia un cerchio al centro. Passa della colla a caldo e poi attaccaci la carta delle caramelle e altra spazzatura. Basta coprire per bene tutto il cartone. Ancora e ancora. Una volta che è completamente coperto, hai un bel nascondiglio. Ciao Ava, oggi sei davvero splendida. Ma quello è... No! C'è David! No, i capelli! Dovevo fare colpo su di lui! Ah, stupidi capelli lunghi! Così va meglio! Non ha neanche fatto caso a me! Ava prende tutte le attenzioni! Sul serio? Proviamoci di nuovo! Va tutto bene? Un buco! Ho perso tutto, accidenti! Questo giorno va di bene in meglio. Ciao, David! Oh! Guarda gli orecchini di Annie! Ehi! Dici a me? Scusami? Dove vai? Ah! Davvero ti piacciono? Sono unici nel loro genere. Mandami un direct su Instagram. Annie pensa di passarla liscia? I suoi orecchini sono carini, in effetti. Mi piacciono i tuoi orecchini. Ti aiuto a farli, se vuoi. Tracciamo una foglia con la penna 3D. Poi la coloriamo. Sembra proprio vera, vero? Quando è asciutta, attacchiamola ad una catenina. Poi aggiungiamo un'altra foglia. Possiamo farla in tinta. Carine! Annie? Grazie. Sembrano anche costosi. Ti piacerebbe avere una penna 3D come nel video? Che cosa ci faresti? Noi di sicuro quei simpatici sandali.
non dimenticare di condividere il video con gli amici. Questi li hai visti? Iscriviti al nostro canale per non perderti nulla.